forse questo è il primo ospedale strutturato espressamente per Covid, per un'epidemia. Qua il nemico non lo vedi, qua devi giocare contro il tempo, perché un giorno in meno per mettere operativo l'ospedale significa salvare decine di vite. Tutta questa è quasi tutta zona rossa. Questo è dove ci troviamo noi, zona verde, questo. Le parole stanno a zero, nei momenti di emergenza, nei momenti in cui c'è bisogno di vero impegno, sono solo i fatti che parlano per noi. Ecco, considerate che 4 giorni fa qua non c'era nulla, c'era il vuoto totale. Adesso percorreremo questo corridoio, sempre zona gialla, okay. Da qui poi si potrà accedere alla zona rossa. Qua entriamo nell'ospedale vero e proprio. Quello che state guardando, quei due shelter, sono le shelter dell'ospedale da campo, il maggiore. Uno per laboratorio analisi e l'altro invece per l'unità radiologica. Installeremo anche un TAC, avremo degli strumenti radiologici portatili in modo da arrivare a bordo del letto del paziente e fare le radiografie polmonari. Vedete che ci sono già tutti gli agganci per i gas medicali, elettrici. Adesso stanno montando i vari letti. Io mentre guardo questi letti vedo già quando da questi letti pazienti si alzeranno per tornare a casa. Che per gli alpini non esiste l'impossibile, questo è il messaggio. Stiamo lottando da giorni senza pause, i miei volontari stanno facendo un lavoro incredibile, perché siamo tutti coscienti e consapevoli che questo consentirà di salvare tante vite.